Cominciamo. Oggi vi presenterò i più conosciuti, più famosi allenatori di calcio di adesso. Cominciamo con un personaggio molto, molto importante, con Carlo Ancelotti, che è nato il 10 giugno del 1959 a Reggio, che è in Emilia-Romagna. È un ex calciatore italiano, che era un centrocampista. Ha cominciato la sua carriera da allenatore al Reggiana, dove è stato un anno, e in Serie B. Poi è passato al Parma, dove è stato 2 anni, poi 2 anni alla Juventus, e poi 7 anni al Milan, dove ha cominciato a vincere. Ha vinto uno scudetto, una Coppa Italia, una Coppa del Mondo per club e 2 Champions League. Poi è andato al Chelsea, dove è stato 2 anni. Lì ha potuto vincere uno scudetto e un FA Cup, che sarebbe l'uguale alla Coppa Italia in Inghilterra. Poi è andato per 2 anni a Parigi, al Paris Saint-Germain, dove ha vinto uno scudetto nel secondo anno. E da settembre 2013 allena il Real Madrid, dove sta ancora, e lì ha potuto vincere una Coppa del Re alla fine di questa stagione, una Champions League. Lui è un bravissimo allenatore perché è l'unico allenatore ad aver vinto 3 Champions League da allenatore, e poi è riuscito a vincere la storica decima Champions League per il Real Madrid. È quello che è riuscito a fare di grande tatticamente nel Milan era lo spostamento di Andrea Pirlo da mezza punta a regista di centrocampo, cioè ha fatto arrivare Pirlo al punto dove è oggi, l'ha fatto diventare così bravo. Un altro allenatore italiano, anche molto bravo, pur non aver mai vinto nulla, è Cesare Prandelli, che fino a qualche giorno fa allenava la nazionale di calcio italiana. Il suo nome completo è Claudio Cesare Prandelli. Nato il 19 agosto del 1957 a Ordinuovo, che è in Lombardia. Anche lui è un ex calciatore italiano, giocava anche a centrocampo come Ancelotti. La sua carriera da allenatore ha iniziato all'Atalanta, dove è stato per ben 7 anni, però all'inizio allenava solo la primavera e le giovanili, queste cose. Poi è stato un anno a Lecce, che non è stato molto sorprendente. Poi 2 anni a Verona, dove ha fatto un po' meglio. Poi 1 anno al Venezia in Serie B. Poi 2 anni al Parma, mezza stagione alla Roma, dove poi l'hanno cacciato via. Poi 5 anni alla Fiorentina, dove ha sempre fatto bene, ha raggiunto un paio di volte la qualificazione per l'Europa League. E da 3 anni è commissario tecnico della nazionale di calcio italiana, però qualche giorno fa ha rassegnato le sue dimissioni, quindi per ora è senza lavoro. Un altro ben conosciuto allenatore italiano è Fabio Capello, che è nato il 18 giugno del 1946 a San Canzian di Sonzo, che è in Friuli. Anche lui era un ex calciatore italiano, come Ancelotti e Prandelli, anche centrocampista. Qui si vede già che tanti allenatori nelle loro carriere calcistiche da calciatori erano centrocampisti, perché i centrocampisti devono capire più di tutti gli altri di tattica e queste cose. All'inizio è stato 14 anni al Milan, con in tutto 3 pause, che insieme hanno durato 4 anni, perciò non è stato davvero 14 anni al Milan, ma solo 10 anni. Dall'inizio fino alla fine erano 14 anni. Al Milan ha vinto tanto, ha vinto 4 scudetti, 3 Supercoppe italiane, una Champions League e una Supercoppa UEFA. Poi è stato un anno al Real Madrid, dove ha vinto uno scudetto. Poi di nuovo 1 anno al Milan, dove non ha più vinto niente. Poi 4 anni alla Roma, dove ha vinto uno scudetto e una Supercoppa Italia. Poi 2 anni alla Juventus, dove non è riuscito a vincere nulla. Poi
Poi un anno al Real Madrid, dove ha rivinto un altro scudetto, come un paio di anni prima. E poi è stato 5 anni commissario tecnico della nazionale di calcio inglese. Però alla fine, a causa dei risultati che diventavano sempre più mali, l'hanno esonerato e nel settembre 2012 è arrivata un'offerta della Russia per allenare la Russia e quindi da quel punto è diventato commissario tecnico della nazionale di calcio russa. L'ultimo allenatore italiano che vi presento forse non è un idolo o una leggenda come gli altri tre, non così vecchio nel business del calcio, degli allenatori di calcio, però è un nuovo allenatore, piuttosto nuovo, ed è molto bravo, è Antonio Conte, che è nato il 31 luglio del 1969, quasi vede che è molto più giovane, a Lecce. Anche lui era un ex calciatore italiano, anche centrocampista come gli altri tre. La sua carriera da allenatore ha iniziato all'Arezzo, dove è stato un anno in Serie B, poi è stato 2 anni al Bari, anche in Serie B, poi un anno all'Atalanta, un anno a Siena e poi nel settembre del 2011 gli è arrivata un'offerta della Juventus, che ha accettato naturalmente e da quando è arrivato alla Juventus ha vinto tutti i campionati, cioè tre campionati, tre scudetti e due Supercoppe italiane. Che è straordinario perché è da tanto che la Juve non vinceva tre campionati di seguito, da molti molti anni, da più di 50 anni non ce l'avevano più fatto. Passiamo all'estero adesso. Andiamo in Spagna, dove il primo allenatore che vi presento è Rafa Benitez. Il suo nome completo è Rafael Benitez Maudes. È nato il 16 aprile del 1960 a Madrid. Anche lui era un ex calciatore, in questo caso spagnolo, e giocava a centrocampo in difesa, cioè centrocampista difensivo. La sua carriera è iniziata al Valladolid, dove è stato per un anno, poi è stato mezza stagione all'Osasuna, 2 anni all'Estremadura, un anno al Tenerife e poi 3 anni al Valencia, dove ha iniziato a vincere, ha vinto due scudetti e un'Europa League al Valencia. Poi è andato a Liverpool, dove ha vinto un FA Cup, un Community Shield, una Champions League e una Supercoppa UEFA. Però nessun scudetto. Poi è stato mezza stagione all'Inter, ha vinto una Supercoppa Italia e una Coppa del Mondo per club. L'hanno cacciato via dopo mezza stagione perché lui è venuto dopo il grande Mourinho che aveva vinto il triplete e i risultati in campionato non riguardavano quello che aveva desiderato il presidente Moratti, il presidente dell'Inter, e quindi l'ha esonerato pur aver vinto tutto quello che c'era da vincere. Poi è stato un anno al Chelsea dove è riuscito a vincere l'Europa League. Però è stato solo un anno al Chelsea perché è stato chiaro fin dall'inizio che lui sarebbe stato solo un allenatore di sorpasso, quindi era già chiaro che a fine stagione doveva arrivare un nuovo allenatore. E da settembre 2013 allena il Napoli, con cui ha vinto una Coppa Italia in questa stagione che è stato al Napoli. Cioè nel primo anno, però rimarrà al Napoli perché ha un contratto fino al 2017. Sta facendo bene, il presidente del Napoli, De Laurentiis, è abbastanza soddisfatto, quindi dovrebbe rimanere lì. Il prossimo allenatore spagnolo, Pep Guardiola, anche ben conosciuto dalla sua carriera al Barcellona. Il suo nome completo è Josep Guardiola y Sala, è nato il 18 gennaio del 1971 a Santpedor, è un ex calciatore spagnolo, centrocampista come tutti gli altri che vi ho presentato. La sua carriera da allenatore è
Ha iniziato al Barcellona dove è stato per 5 anni, ha vinto 3 scudetti e 3 Supercoppe spagnole, 2 volte la Coppa del Re, che sarebbe la Coppa Italia in Spagna, 2 volte la Champions League, 2 volte la Supercoppa UEFA e 2 volte la Coppa del Mondo per club. Cioè ha fatto una cosa straordinaria, davvero, a vincere così tanto in così poco tempo. E da settembre 2013, cioè da una stagione, allena il Bayern di Monaco, con cui ha già vinto uno scudetto, una Coppa di Germania, e la Supercoppa UEFA e la Coppa del Mondo per club. Cioè col Bayern adesso gli manca solo la Champions League e la Supercoppa tedesca, poi avrebbe anche vinto tutto col Bayern. L'ultimo allenatore spagnolo che vi presenterò è l'attuale CT della Spagna, Vicente del Bosque. Il suo nome completo è Vicente del Bosque González, è nato il 23 dicembre del 1950 a Salamanca. Anche lui era un ex calciatore spagnolo che giocava a centrocampo. All'inizio è stato 18 anni al Real Madrid, con 3 pause, cioè simile a Fabio Capello al Milan. Ha vinto 2 scudetti, 2 Champions League, una Supercoppa spagnola, una Supercoppa UEFA e una Coppa del Mondo per club con Real Madrid, cioè quindi con Real Madrid ha vinto molto sul livello di club. Poi è stato un anno al Beşiktaş di Istanbul, dove non ha vinto niente. E nel settembre del 2008 gli è arrivata un'offerta della nazionale spagnola, cioè della Federazione Spagnola, di allenare la nazionale di calcio spagnola. L'ha accettata e da allora è commissario tecnico della Spagna. Con la Spagna è riuscito a vincere un campionato del mondo e un campionato d'Europa. Lui è un allenatore bravo perché è l'unico allenatore del mondo ad aver vinto il campionato europeo e del mondo sia a livello di club che a livello di nazionali. Poi ha fatto con la allenando la Spagna, ha fatto un nuovo record, ha stabilito un nuovo record di 29 partite di fila non perse senza le amichevoli, con ben 24 vittorie e soli 5 pareggi. Un altro record che contiene queste 29 partite è che ha perso solo 2 partite con la Spagna su 45, anche senza amichevoli, nel giro a partire dal 6 settembre 2008 fino al 27 giugno 2013, perché il 30 giugno 2013 ha perso la finale di Confederations Cup contro il Brasile 3-0 e poi ha vinto le ultime 3 partite di qualificazione per la Coppa del Mondo, però poi, come sappiamo, le prime 2 partite di gruppo contro Olanda e Cile ha anche perso, quindi la serie di record è finita già da più di un anno. Andiamo all'Inghilterra, cioè in Gran Bretagna, se lo diciamo bene, perché l'allenatore che vi presenterò non è inglese, ma è scozzese. Però quando si parla di Inghilterra o di Gran Bretagna e di allenatori, il primo che viene in mente agli esperti di calcio è sempre lui, Alex Ferguson. Il suo nome completo è Sir Alexander Chapman Ferguson, cioè a questo Sir arriviamo un po' più tardi, ve lo spiegherò più tardi. È nato il 31 dicembre del 1941 a Glasgow, fino adesso è l'allenatore più vecchio. È un ex calciatore scozzese, come non detto. Lui era attaccante, cioè primo di quelli che vi ho presentati, che era un attaccante, non era centrocampista. Ha iniziato la sua carriera da allenatore al East Stirlingshire nella seconda divisione, dove è stato solo mezza stagione. Poi ha allenato 4 anni il St Mirren, poi 8 anni l'Aberdeen fino a luglio dell'86. All'Aberdeen ha vinto 3 scudetti, 4 coppe scozzesi, sempre in Scozia, una coppa di Lega scozzese, una coppa delle coppe e una Supercoppa UEFA.
Alla fine della sua carriera da allenatore all'Aberdeen, gli è arrivata un'offerta della Scozia, cioè della nazionale calcistica della Scozia, e quindi ha deciso di allenare l'Aberdeen e la Scozia contemporaneamente, cosa che no, non è quasi mai successo, che un allenatore ha allenato una nazionale di calcio e un club nello stesso tempo. Però è stato solo un anno allenatore della Scozia perché poi l'hanno di nuovo cacciato via. E dopo di questo, nell'86 gli è arrivato un'offerta a settembre del Manchester United, che ha accettato. È rimasto per ben 27 anni al Manchester United. Quindi è il secondo allenatore che è rimasto un tempo così lungo con la stessa squadra. C'è solo un altro allenatore, ho dimenticato il nome, che è rimasto 44 anni con la sua squadra. Credo che era l'Auxerre in Francia. Però lui è il secondo in questa statistica e diciamo che è il più conosciuto. Col Manchester United ha vinto 13 scudetti, quindi si può dire ogni 2 anni ha vinto uno scudetto. 10 Community Shield, 5 FA Cup, 4 Coppe di Lega inglesi, 2 Champions League, 2 Coppe delle Coppe, 2 Supercoppe UEFA e 2 Coppe del Mondo per club. Qui si vede bene, sul livello nazionale ha vinto molto più di altri allenatori, chiaramente perché è stato tanto tempo con la stessa squadra, però a livello internazionale non è riuscito a vincere più di quello che ha vinto, per dire, Pep Guardiola, che è stato solo 5 anni al Barcellona e a livello internazionale ha vinto lo stesso e anche di più di Ferguson. Qua si vede una notevole differenza, secondo me. Lui è considerato come uno dei più grandi allenatori al mondo e adesso arriviamo al Sir, perché è un Sir lui. Il perché? Il 20 luglio del 99 la regina Elisabetta II lo nominò Sir, che vuol dire cavaliere, qualcosa del genere in Inghilterra, che è un grande onore per un inglese, cioè per un britannico, diciamo così, perché lui è scozzese. Andiamo in Olanda, dove l'allenatore più bravo e più conosciuto, diciamo, di tutti i tempi, dei allenatori olandesi, è Louis van Gaal. Il suo nome completo è Aloysius Paulus Maria van Gaal, è nato l'8 agosto del 51 a Amsterdam, chiaramente come tutti gli altri è un ex calciatore olandese. Lui era un difensore, quindi adesso abbiamo anche un difensore nella nostra lista. Ha iniziato la sua carriera da allenatore all'Ajax di Amsterdam, dove è stato per 9 anni, ha vinto 3 scudetti e 3 supercoppe olandesi, poi ha vinto una coppa olandese, una Europa League, una Champions League, una Supercoppa UEFA e una Coppa del Mondo per club. Quindi si può dire che con l'Ajax di Amsterdam ha vinto tutto, tutto che c'è da vincere. Poi è stato 3 anni al Barcellona, dove ha vinto 2 scudetti, una Coppa del Re e una Supercoppa UEFA. Poi è stato chiamato dall'Olanda, di cui è stato poi per 2 anni il commissario tecnico. Poi di nuovo un anno a Barcellona, un anno a Amsterdam, dove non ha vinto mai niente. Poi 4 anni a Alkmaar, all'AZ Alkmaar, che è anche una squadra olandese dove ha vinto un solo scudetto. Poi 2 anni al Bayern di Monaco, questo è già un po' più recente, dove ha vinto uno scudetto, una Coppa di Germania e una Supercoppa di Germania. E da 2 anni è di nuovo commissario tecnico dell'Olanda. E attualmente nel mondiale in cui sta partecipando con la sua nazionale, sta facendo molto bene, è riuscito a battere i campioni del mondo in carica nella prima partita per ben 5-1, quindi si può dire un allenatore abbastanza notevole. Andiamo in Germania. In Germania ci sono stati numerosi allenatori abbastanza bravi, mai bravi come, diciamo,
diciamo, mai tatticamente esperti e bravi come quelli italiani, ma ce ne sono stati numerosi. Ne ho scelto uno in particolare perché, non perché per quello che ha vinto, perché ha vinto poco nella sua carriera, ma più per quello che sono le sue idee tattiche, perché fa giocare bene le squadre che allena. Ha sempre, quasi sempre, una via d'uscita, trova sempre una soluzione. Mi piace molto. Perciò ho scelto lui. Ho scelto Joachim Löw, che al momento è l'allenatore tedesco della Germania. È nato il 3 febbraio del 1960 a Schönau im Schwarzwald. È un ex calciatore tedesco. Anche lui era un attaccante come Ferguson. Ha iniziato la sua carriera calcistica al Frauenfeld, dove è stato per un anno. Sarà una squadra di Serie C o di Serie D in Germania. Poi è stato 3 anni allo Stoccarda, dove è riuscito a vincere una Coppa di Germania. Poi è stato un anno al Fenerbahce. Poi è stato un anno al Karlsruhe. Poi è stato un anno ad Anaspor, dove non ha vinto niente. Poi è stato, è molto notevole, un anno al Tirol Innsbruck in Austria, dove ha vinto uno scudetto. Molto notevole, perché il Tirol Innsbruck ha vinto pochi scudetti, meno di 5, da quello che so io. Poi è stato un anno all'Austria Vienna, dove ha vinto una Supercoppa austriaca. E nel settembre 2004 l'ha chiamato la federazione tedesca per essere il vice allenatore della Germania, dietro a Jürgen Klinsmann. E dopo i mondiali del 2006 Klinsmann si è dimesso e Löw è diventato il nuovo commissario tecnico della Germania. E da allora allena la Germania e ha fatto buoni piazzamenti, un secondo posto al campionato europeo del 2008, un terzo posto alla Coppa del Mondo del 2010 e è arrivato fino in semifinale nel campionato europeo del 2012. Quindi ha perso sempre o contro Spagna o contro Italia. Quindi ha problemi col calcio del sud, però bisogna dire che in questo mondiale le sue possibilità di vincerlo si sono drasticamente aumentate perché sia Italia che Spagna sono uscite tutti e due nei gironi e quindi la Germania non potrà più incontrarli entrambi nel percorso del torneo. Andiamo in Francia. Come in Germania, anche in Francia ci sono innumerevoli allenatori bravi, non estremamente bravi, ma bravi. Anche qui ne ho scelto uno in particolare che fa giocare bene le squadre e, come lo vuole il caso, anche lui è l'allenatore della nazionale francese, come lui è l'allenatore della nazionale tedesca. Ho scelto Didier Deschamps. Il suo nome completo è Didier Claude Deschamps, è nato il 15 ottobre del 1968 a Bayonne, è un ex calciatore francese che giocava a centrocampo, adesso ritorniamo ai centrocampisti. La sua carriera calcistica ha iniziato nel 2000, è stato per 4 anni al Monaco, dove ha vinto una Coppa di Lega francese, poi è stato un anno alla Juventus. 3 anni al Marsiglia, dove ha vinto uno scudetto, due supercoppe francesi e 3 coppe di Lega francesi. Nel settembre del 2012 la federazione francese l'ha chiamato per essere commissario tecnico della Francia e naturalmente ha accettato. E da allora è riuscito a qualificarsi per questa Coppa del Mondo. Ha vinto il girone sì, ha vinto il girone in cui c'era la Svizzera che ha battuto per 5-2, che è anche un risultato abbastanza notevole perché la Svizzera non è una nazionale debole. Quindi vedremo il percorso della Francia ai mondiali. Adesso andiamo in un altro continente. Preparatevi, andiamo in Sud America, dove ho scelto Luis Felipe Scolari, un brasiliano. È nato il 9 novembre del 1948 a Passo Fundo, è un ex calciatore brasiliano che giocava anche a centrocampo.
È stato i primi 10 anni della sua carriera da allenatore, è stato da diversi club nel Brasile, in Arabia Saudita, poi ha allenato anche per mezza stagione la nazionale del Kuwait. In tutto in questi 10 anni è riuscito solo a vincere una Coppa brasiliana con una squadra. Poi è stato 3 anni al Grêmio, dove ha vinto uno scudetto, una Coppa brasiliana, una Coppa Libertadores, che sarebbe la Champions League in Sud America, e una Recopa Sudamericana, che sarebbe la Supercoppa UEFA in America. Poi è stato un anno al Yubilo Ivata, che è in Uzbekistan, molto notevole anche andare in quel paese, calcisticamente naturalmente. Poi è stato 3 anni al Palmeiras, dove ha vinto una Coppa Brasiliana e una Coppa Libertadores. Poi è stato un anno al Cruzeiro. Poi è stato per un anno commissario tecnico del Brasile, dove ha vinto la Coppa del Mondo nel 2002. Pensateci per bene, essere un anno allenatore di una nazionale, vincere il mondiale e poi andarsene. Non c'è cosa migliore di questo. Poi è stato per ben 6 anni commissario tecnico del Portogallo, poi un anno al Chelsea, dove non ha vinto niente, poi un anno al Bunyodkor, dove ha vinto uno scudetto. E poi 2 anni al Palmeiras, dove ha vinto di nuovo una Coppa brasiliana, e nel settembre 2012 l'ha richiamato la Federazione Brasiliana, e da allora allena la nazionale di calcio del Brasile, con cui ha già vinto una Confederations Cup l'anno scorso, e cercherà naturalmente di vincere i mondiali che si stanno svolgendo adesso, dato che si svolgono e vengono giocati in Brasile. Passiamo al mio favorito, che direi, secondo me, è l'allenatore più bravo al mondo che ha mai esistito. Forse Arrigo Sacchi, che non ho presentato perché si è già ritirato tanto tempo fa, gli viene un po' vicino, però secondo me lui è un pizzico più bravo, perché è più rivoluzionario, ha cambiato tutto nella questione allenatori, nel come si allena e tutto questo. José Mourinho. Il suo nome completo è José Mario dos Santos Mourinho Félix. È nato il 26 gennaio del 1963 a Setúbal, in Portogallo. È un ex calciatore portoghese, ha giocato in difesa lui. Quindi dire che un bravo allenatore poteva essere solo un centrocampista è una stupidaggine, perché, come si vede, l'allenatore più bravo è stato un difensore. È stato 15 anni assistente o vice di diversi club portoghesi, poi è andato per 4 anni al Barcellona, dove è stato anche vice, e poi ha iniziato la sua carriera veramente da allenatore, cioè la prima volta che è stato lui il primo allenatore. Ha allenato per 3 anni il Porto, dove ha vinto 2 scudetti. Una Coppa portoghese, una Supercoppa portoghese, una Europa League nel 2003 e una Champions League nel 2004, che è stato molto notevole perché in quel periodo c'erano moltissime squadre club forti come il Milan, il Real Madrid, il Barcellona, la Juventus, il Bayern di Monaco, il Lione, c'erano numerose squadre, eppure è riuscito a vincere col Porto, che non era, sì, si sapeva che era una squadra di un certo livello, ma non si sarebbe mai aspettato che lui riuscisse a vincere davvero questa Champions League. Poi è stato 3 anni al Chelsea, dove ha vinto 2 scudetti, 2 coppe di Lega inglesi, un FA Cup e un Community Shield. Poi 2 anni all'Inter, dove ha vinto 2 scudetti, una Coppa Italia e una Champions League.
cioè ha rivinto la Champions League e nel secondo anno ha vinto uno scudetto, la Coppa Italia e la Champions League, cioè ha vinto il triplete ed è stata la prima volta per una squadra italiana che una squadra italiana riuscisse a vincere scudetto, Coppa e Champions League nello stesso anno. Cioè anche questa è stata la prima volta in Italia. Poi è stato 3 anni al Real Madrid, dove ha vinto uno scudetto, una Coppa Spagnola e una Supercoppa Spagnola. E è arrivato anche 2 volte in semifinale di Champions League. È uscito 2 volte molto, diciamo, sfortunato. E da settembre 2013, cioè da una stagione, allena di nuovo il Chelsea, che l'ha richiamato. È arrivato col Chelsea anche in semifinale di Champions League e poi è uscito contro l'Atletico di Madrid. Però quasi vede un allenatore che arriva quasi sempre in semifinale di Champions League, vince quasi sempre lo scudetto con qualsiasi squadra, bisogna dire, deve essere un allenatore bravo. Infatti, in effetti, da molti esperti, cioè diciamo da quasi tutti gli esperti, viene ritenuto come il miglior allenatore del mondo. Se credete che ho finito, non ho finito, perché c'è un altro allenatore e questo allenatore ve lo presento non per la sua bravura, ma ve lo presento per il suo inizio di carriera, perché lui non è mai stato, mai, mai e poi mai un calciatore. Ha giocato solo con amici quando era giovane, ma non ha mai giocato da professionista in un club, mai. Si chiama André Villas-Boas. Il suo nome completo è molto lungo, si chiama Luis André de Pina Cabral de Villas-Boas. È nato il 17 ottobre del 1967, 77, cioè l'allenatore più giovane, a Porto, il più giovane di quelli che vi presento. Come non detto, non ha mai avuto una carriera da calciatore, mai. È stato 15 anni, per 15 anni assistente di diversi club europei come Porto, Inter, Barcellona, Benfica, ma sempre assistente. Anche una volta ha allenato le giovanili di una squadra e in questi 15 anni è stato anche una volta commissario tecnico di una nazionale, ma di una nazionale molto, diciamo, non da professionisti. È stato commissario tecnico della nazionale delle Isole Vergini Britanniche e ha giocato solo, allenato solo 4-5 partite, le cui ha tutte perse contro le Isole Cook. Quindi questo non è proprio da contare, non è da valutare. E dal 2009 ha iniziato la sua carriera da primo allenatore. È stato un anno all'Académica de Coimbra in Portogallo, dove non ha vinto niente. Poi è stato un anno al Porto, dove ha vinto uno scudetto, una Supercoppa portoghese, una Coppa portoghese e l'Europa League, cioè ha vinto quasi tutto quello che c'era da vincere. Poi è stato un anno al Chelsea, dove non ha vinto niente, poi un anno al Tottenham, dove dopo aver perso 5-0, 6-0 contro il Manchester City e poi 5-0 contro il Liverpool, è stato esonerato e nel febbraio del 2014, dopo l'esonero di Luciano Spalletti, è stato chiamato dai dirigenti dello Zenit di San Pietroburgo in Russia e da allora allena lo Zenit di San Pietroburgo, cioè da mezza stagione. In molti lo considerano l'erede di Mourinho, cioè in molti credono che lui riuscirà a vincere nello stesso modo come Mourinho, le cose che ha vinto Mourinho, le coppe e gli scudetti che ha vinto Mourinho. Ma si vedrà, il tempo ce lo mostrerà. Grazie per la vostra attenzione.